Dove abita la luce? È questo il titolo del libro che noi stiamo per attraversare. Dove abita la luce? Punto interrogativo. Figure in cammino sulla strada della parola è la prefazione di José Tolentino Mendoza e la casa editrice è Vita e Pensiero, l'autrice di questo saggio che noi desideriamo condividere con i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, è Teresa Bartolomei. Teresa Bartolomei, buonasera. Buonasera. E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per... Grazie a voi per ospitarmi. Per raccontare questo libro. Leggo nel risvolto di copertina che Teresa Bartolomei, docente ricercatrice alla Facoltà di Teologia dell'Università Cattolica di Lisbona, ha studiato filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma con Tullio De Mauro e alla Goethe Universität di Francoforte con Karl Otto Apel. Ha pubblicato saggi di etica, religione e letteratura, così come narrativa breve in riviste italiane, francesi e portoghesi e in Germania per Campus Verlag. Nel 2018 è uscito in Portogallo Radix Matrix, una riflessione sulla ecclesialità e cittadinanza. E questo è il primo libro di Teresa Bartolomei pubblicato in Italia. Io vorrei partire, Teresa Bartolomei, dall'immagine di copertina. So che lei non ha fatto la scelta perché è una scelta sicuramente editoriale, ma è un'immagine che quando noi incontriamo le immagini di copertina che hanno qualcosa da raccontare, ben volentieri le raccontiamo. Ce la vuole far vedere con le sue parole? Indubbiamente raccoglie due aspetti fondamentali del libro. Uno è questo contrasto tra la notte, l'ombra, il buio della storia, della condizione umana, di situazioni estreme, di prova e di difficoltà, e al tempo stesso questa luce che impatta su questi uccelli in volo, che sono un segnale di vitalità, di libertà e quindi di possibilità di uscire da questa notte. Al tempo stesso c'è un elemento che riprende direttamente uno dei due testi del libro, che è una riflessione sulla realtà attuale di catastrofe ecologica incombente, che viene ripensata e riletta alla luce di un confronto con la narrativa del libro di Genesi su Mosè e su Noè, e quindi questo rapporto con la natura che passa in particolare in Noè, in una collaborazione e compagnia ermeneuticamente sviluppata in dialogo con gli uccelli. Sappiamo che Noè invia due uccelli, il corvo e la colomba, per determinare se è arrivato il momento di tornare sulla terraferma, e quindi l'uccello diventa non semplicemente più l'oggetto della propria cura, qualcuno su cui lui riserva il proprio impegno, ma diventa un collaboratore che lui deve ascoltare, con cui dialoga. Effettivamente e questo è importante perché uno dei cambiamenti che ci sono richiesti da questa crisi ecologica è diventare non semplicemente i padroni o i custodi degli esseri viventi, ma essere anche capaci di accoglierli come quell'aiuto che nella creazione, nel momento, Dio ci ha dato e che molto spesso non riusciamo a considerare come tali. L'etologia, cioè lo studio dei comportamenti degli esseri viventi, diventa qualcosa che ci permette di essere in rapporto con la natura in modo simbiotico, non puramente parassitario come quello un po' il nostro di esseri che dominano la terra e non l'abitano in compagnia, in una convivenza pacificata. Quindi questi uccelli illuminati contro un cielo buio sono un momento di una lezione e anche un segnale di speranza, perché poi è questo quello che ci viene sempre dalla parola di Dio. E tra l'altro in questa immagine, partendo dal titolo del suo libro, Dove abita la luce, questa il potere della domanda, è proprio così, la possibilità di fare la domanda dell'uomo, e questa immagine associata al dove abita la luce
ho sempre, ogni volta che la vedo, non può non ricordarmi un'altra delle tante domande, no? Il potere delle domande. Sentinella, a che punto è la notte? Perché qui queste figure in cammino sulla strada della parola, lei ha già anticipato il tema dell'ecocidio, il tema del rapporto con la natura, il tema dell'ambiente, che in questo libro attraversano veramente i nostri giorni, facendoci vivere le parole della Bibbia. Ecco, che relazione trova Teresa Bartolomei tra la domanda dove abita la luce e l'altra domanda, sentinella, a che punto è la notte? Chiaramente, diciamo, la storia dell'uomo è una storia attraversata dalla sofferenza, dal male, un male che è un male naturale, un male morale, che in parte ci possiamo spiegare e che in gran parte possiamo combattere, ma che apre sempre anche una domanda relativa alla trascendenza. Quando l'uomo si confronta con un eccesso del male, e questa è l'esperienza di Giobbe, questo è il grande contributo di questo libro della Bibbia, e l'uomo non riesce più a fare una domanda puramente morale, puramente autocentrata su se stessa, su se stesso, ma interroga Dio. La domanda sul male diventa una domanda teologica. Da soli non ce la facciamo. C'è un'attesa comunque, che è un'attesa di speranza che può essere frustrata, ma l'uomo non si rassegna al male perché non crede al male. Dio ci ha dato profondamente, ha scritto su di noi la bontà del creato, la bontà della creatura. E quindi noi non ci rassegniamo a questo male, che è in contraddizione con questa intuizione profonda della bontà della creatura. Questa domanda evidentemente non ce la possiamo rispondere da soli, e ci rendiamo conto che la luce è qualcosa verso il quale siamo diretti, siamo in cammino in direzione di una luce che non ci diamo da soli. E quindi il mattino è qualcosa che non stiamo aspettando, perché non produciamo la luce, non produciamo la nascita del sole. C'è un dialogo con la notte, con l'ombra, perché effettivamente noi non ci possiamo rassegnare all'ombra come un assoluto. Il mattino è l'orizzonte della notte, e questa fiducia, se questa non rassegnazione si converte in fiducia, si converte in speranza, che poi è il cammino della fede, evidentemente possiamo anche, questo è l'altro elemento importante, tradurre questa speranza in un impegno, in non stare fermi, essere una sentinella che vigila, non si perde in un sonno, in un topore, in una non rassegnazione. C'è uno dei punti fondamentali, per esempio, di questo momento, di questo libro di Noè, è che Dio non è un mago che salva l'uomo con un atto, diciamo, con un miracolo istantaneo, ma mette l'uomo a lavorare per la propria salvezza. La salvezza viene da Dio, ma l'uomo deve impegnarsi, deve entrare in un dialogo di apprendimento e di ricerca e di cammino. Questo sicuramente, se stiamo fermi, il mattino magari viene lo stesso, però ci trova impreparati, ci trova perché a proposito di Noè, del diluvio, tutti quanti noi siamo portati a dire, molto semplicisticamente e in maniera molto riduttiva, che è Dio l'autore del diluvio. Sì. E questo ci porta altrove. E il libro di Teresa Bartolomei, Dove abita la luce, è un libro, come scrive il cardinale José Tolentino Mendoza, che è un libro che ci fa fare un'operazione di capovolgimento, di conversione dello sguardo. Ecco, oggi questo capovolgimento, questa conversione dello sguardo è molto importante. Io tra l'altro vorrei ricordare, a proposito, José Tolentino Mendoza, il libro straordinario La mistica dell'istante, sempre pubblicato da Vita e Pensiero. Teresa Bartolomei, lei ce l'ha il libro a portata di mano?
Il libro sì, ecco, ce l'ho. Io vorrei che lei ci leggesse ciò che ha citato all'inizio di Dove abita la luce, quelle righe che sono state tratte dal libro di Giobbe, a proposito delle domande. Da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo, e si tinga come un vestito, e sia negata ai malvagi la loro luce, e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare, e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte, e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo, qual è la strada dove abita la luce, dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo tu lo sai, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. E così comincia con questa citazione dal libro di Giobbe, che tra l'altro il titolo Dove abita la luce prende proprio spunto da questo cammino. E così cominciamo il nostro cammino attraverso la notte, per chiederci, per chiedere anche a noi dove abita la luce. La luce, lo diceva poco fa Teresa Bartolomei, è qualcosa che dobbiamo cercarla. La nostra missione è anche questa: non stare ad aspettare che arrivi il mattino e poi la sera e quindi la notte. E allora in questo viaggio noi incontriamo colui che lei ha già citato, Teresa Bartolomei, Noè, perché Noè ci accompagna, lei scrive, come una favola terribile e meravigliosa fin dall'infanzia. Ecco, quanto dell'immagine, del ritratto di Noè è stato frainteso proprio in quei racconti che lei ha definito favola terribile e meravigliosa? Chiaramente Noè è una delle figure che hanno più potenza fiabesca da un certo punto di vista nell'immaginario collettivo, perché l'immagine del diluvio universale e di quest'arca, di questa processione di animali che entra lentamente, è una delle prime fiabe bibliche che raccontiamo ai bambini. E quest'idea della distruzione della terra, di questa violenza delle acque, anche a livello di iconografico, è una delle immagini più ricorrenti, basti pensare insomma alla Cappella Sistina. Evidentemente questa potenza è tutta presente e resta perfettamente attuale. Io ritengo che nel momento storico che stiamo vivendo c'è la possibilità di fare un passo avanti rispetto a questa ricezione mitica, diciamo così, in cui poi si pensa che questa è la trasfigurazione di un evento storico che tra l'altro è testimoniato in varie mitologie anche esterne alla tradizione biblica, come quella mesopotamica, addirittura in Cina ci sarebbero tracce di questo evento. In realtà noi oggi possiamo fare un'operazione, diciamo, di demistificazione, di lettura profondamente teologica, perché noi possiamo superare la visione di questo diluvio universale come un castigo inviato da Dio per punire l'uomo, che ci trasmette un'immagine negativa di un Dio vendicatore che diventa il nemico dell'uomo perché l'uomo si è comportato male. In realtà nella Bibbia, quando Dio interviene sempre come portatore della salvezza, anche in questo caso. Noi possiamo, in effetti, leggendo il libro, capire che c'è un'operazione di antropomorfizzazione di Dio come agente materiale, perché nel contesto evidentemente tradizionale la potenza dell'uomo è del tutto inferiore a quella della natura. Oggi noi siamo in una situazione in cui ci rendiamo conto che la potenza dell'uomo
non solo equivalente da un certo punto di vista a quella della natura, ma arriva ad essere superiore a quella dell'ecosistema terra, per cui l'uomo può essere l'agente materiale della distruzione della terra. E quindi rileggiamo questa vicenda in cui la Bibbia ci dice: la terra viene perduta per la violenza dell'uomo, quindi l'uomo è l'autore della distruzione dell'ecosistema, che la Bibbia poi dice l'agente materiale, Dio è l'agente materiale, ma in realtà la radice morale di questa distruzione è la violenza dell'uomo. E noi in questo senso oggi possiamo rileggere questo momento e di dire, in questa situazione in cui noi ci troviamo, in cui effettivamente noi siamo alle soglie di una catastrofe legata a un comportamento nostro scriteriato, sciagurato, in cui non riusciamo a mettere freno a un atteggiamento puramente consumistico e parassitario nei confronti della terra, cosa ci dice Dio? Dio ci viene incontro con una parola di salvezza, con un intervento di salvezza, e ci dice: rifondate il vostro rapporto con la terra in un patto di alleanza, in una visione in cui non considerate più la terra estranea e in un certo senso nemica. C'è questa lettura della teologia della maledizione che interpreta le conseguenze del peccato originale di nuovo come una vendetta di Dio. Siccome Adamo ed Eva si sono comportati male, Dio maledice la terra e dice: voi dovrete soffrire. In realtà la maledizione è nella Bibbia una maledescrizione, una descrizione delle conseguenze negative del peccato umano. Il peccato umano comporta far vedere la terra come una nemica e di vedere tutta anche il rapporto con la natura, lavorativo e tecnico e scientifico, che fa parte dell'esperienza umana, come una lotta per la sopraffazione di dominio. Dio rovescia questa prospettiva e dice: prendi come compagni gli esseri viventi, assumiti la responsabilità su di essi, tu devi preservare te stesso e puoi preservare te stesso solo se preservi tutti gli esseri viventi, non solo quelli utili, non solo in una prospettiva di vantaggio e di possibile sfruttamento. Infatti è esplicito l'indicazione che Noè deve salvare non solo gli animali puri, ma anche gli animali impuri, anche i serpenti, i rettili, che sono l'oggetto prima della maledizione, tra parentesi, appunto tra virgolette, della Genesi. Perché? Perché non c'è nessun essere vivente che Dio ha messo sulla terra di cui tu possa disporre la morte. Di tutti tu sei responsabile. E con tutti e solo dalla loro salvezza dipende anche la tua. E quindi poi, dopo... Abbiamo perso la linea che ci legava a Teresa Bartolomei, cerchiamo di riprenderla fra poco. La presenza di Dio nelle pagine che raccontano di Noè è una presenza particolare, ce l'ha già raccontato poco fa Teresa Bartolomei. Il rapporto di Dio e Noè è un rapporto nuovo nella Bibbia. Dio guarda questa terra, guarda la storia, ed è questo molto importante. Vede che questa terra, di cui l'uomo è responsabile nella cura, vede che questa terra e si sta annientando, si sta distruggendo, allora forse come oggi. Ma queste considerazioni bibliche sono illuminate dal pensiero di Teresa Bartolomei. Ma secondo lei, Teresa Bartolomei, è vero che in questo libro abbiamo letto che se l'uomo non è in pace con Dio, la terra stessa non è in pace, per questo è in lutto il paese, chiunque vi abita. Ma nella prospettiva di Noè, che cosa ci dice oggi questa terra così malata? Lei parla di ecocidio e usa questa parola che ci entra e deve darci comunque un maggior senso di responsabilità e forse anche di colpa. Sicuramente. Il
punto fondamentale che Dio chiama Noè, l'unico giusto, in un'elezione che non è un atto di privilegio, ma è un atto che corrisponde a quella dinamica di cui si parlava prima, che bisogna nella notte cercare la luce, non rassegnarsi alla notte. In realtà Noè è l'ultimo giusto, l'unico giusto della sua generazione, è l'unico che ascolta la parola di Dio e quindi si rende conto dei rischi profondi in cui una civiltà piena di violenza rischia di portare l'uomo e la terra alla distruzione. Dio interpella Noè in una prospettiva di alleanza. In effetti Noè è il primo patriarca che, dopo una lunga stagione di silenzio, in cui c'è una successione di generazioni in cui Dio sostanzialmente tace, perché c'è questa frattura profonda in cui il creatore è stato tradito dalla propria creatura, Dio decide di tornare e di essere presente. È la prima irruzione di Dio nella storia dell'uomo come alleato, non è più semplicemente il creatore, ma è l'alleato. Gli dice: tu da solo nella storia non ce la fai, ma io sto al tuo fianco e io ti aiuto. E Noè lo ascolta. E Noè intraprende un percorso positivo di cambiamento delle proprie abitudini di vita, di cambiamento del proprio rapporto con la terra e anche a livello interumano. Un cambiamento che essenzialmente è una conversione dalla violenza alla custodia e alla preservazione, alla responsabilità. È bellissima un'espressione che c'è quando Noè nasce. Il padre Lamech decide di chiamarlo Noè perché lui sarà il consolatore rispetto alla fatica di questa terra maledetta in cui si versa il nostro sudore. Quindi Noè è indicato proprio come un consolatore ecologico da un certo punto di vista, perché è lui che dà ascolto a questo sguardo di Dio sulla storia e sul rapporto dell'uomo con la natura. Questo è fondamentale. E c'è anche tutta una letteratura e una tradizione filosofica che vede la crisi ecologica anche legata a una formazione cristiana e biblica dell'antropocentrismo, quindi l'uomo che è al centro dell'universo ed è signore dell'universo, perché in effetti nella creazione c'è questo richiamo esplicito alla sovranità di Adamo. Ma in realtà questo antropocentrismo, che è ribadito anche chiaramente nell'alleanza tra Dio e Noè, non è un antropomonismo, cioè non è un esclusivismo, l'uomo è solo ed è quindi il padrone. In realtà l'uomo è il responsabile, è il custode, è colui che, dando nome alla natura, ne fa anche un senso, apre la natura al logos. Non è bene che l'uomo sia solo. Esatto, e per questo crea gli esseri viventi come aiuto, e il primo atto di Adamo è dare nome agli esseri viventi, e fare di questo suo legame con la natura un senso. La natura entra nel logos, diventa parte della cultura. Anche questa idea della contrapposizione tra natura e cultura, in cui c'è una discontinuità radicale, è completamente estranea a questo sguardo di riconciliazione, di alleanza, perché poi che Dio stabilisce. Infatti l'arcobaleno che viene a sancire questo accordo, questo patto tra Dio e Noè, in realtà dice: riguarda tutta la carne, tutti gli esseri viventi, tutta la carne che è su questa terra. Lei vuole leggere per l'appunto, Teresa Bartolomei, mi scuso se interrompo, brano sta facendo riferimento, quello dell'arcobaleno, tratto dalla Genesi, presente nel suo libro. E me lo faccia trovare un attimo. A pagina 63. Ah, benissimo. Visto che ha citato l'arcobaleno
è importante, interessante presentare ai nostri ascoltatori questa parola che arriva direttamente dalla Genesi. Prego. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra, apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. È chiarissimo che questa alleanza non è solo tra Dio e l'uomo, ma è con la terra. L'alleanza tra me e la terra, in ogni carne, ogni essere che vive in ogni carne. Dio vuole salvare tutto il creato. E in effetti qui si trova un'anticipazione chiarissima di quel passaggio famoso di Paolo quando dice: tutta la creazione geme nelle doglie del parto, aspettando la redenzione. La redenzione non è solo per l'essere umano, è per tutto il creato. Siamo profondamente integrati e l'amore di Dio è per la carne, la redenzione, la resurrezione dei corpi, non è delle anime, è dei corpi, è di questo creato. E questa è la grande intuizione, tra l'altro, di San Francesco, che è il santo di questa celebrazione corale dell'essere parte di questa terra, di questa carne, di essere fatti di terra. Questa settimana avremo col mercoledì delle ceneri questo ricordo. Essere parte della terra c'è un momento doloroso, che è il passaggio attraverso la morte, evidentemente, ma sorella morte, perché siamo esseri finiti, non siamo totali, non siamo totalitari, e per questo siamo tanti, non siamo unico, non c'è un unico essere umano. La morte è il segnale di questo, di essere parte di un insieme, di una pluralità in cui ognuno resta nella propria individualità, ma è parte di questo. Perché Dio ha insegnato a Noè che l'umanità non si salva da sola, ma si salva unicamente insieme con tutte le specie viventi. Quello che Dio ha insegnato, quel Dio paziente, non è il Dio cattivo e terribile, ma forse abbiamo la prima dimostrazione con Noè dell'enorme pazienza, magnanimità di Dio. Sì, e questo Dio che ci insegna, ha insegnato a Noè, insegna anche a noi che non ci possiamo salvare da soli, ma in dialogo, potremmo dire, con tutte le specie viventi. Ecco, oggi queste parole risuonano molto pesanti, perché oggi la terra sta gemendo. Sì, indubbiamente, se le leggiamo anche alcuni dati impressionanti della riduzione della biodiversità, che la quantità dei per esempio degli esseri vertebrati sulla terra si è dimezzata nell'arco di praticamente 50 anni, noi siamo responsabili di una strage che poi ci travolge, perché questo è il punto. Cioè, la legge di Dio non è mai, e noi abbiamo questa idea che la legge è una costrizione. C'è anche chiaramente un aspetto molto razionalistico legato alla morale deontologica, quindi c'è una costrizione data dalla ragione sulla nostra volontà. La legge di Dio è un'offerta di salvezza, è completamente diverso, è un dire all'uomo cosa lo può salvare. Vivere la legge, vivere il comandamento, non uccidere, ama il tuo prossimo, è il modo per salvare se stessi come un noi, ovviamente non come un io. Chi pretende di salvarsi come un io perde se stesso e perde l'umanità. E se noi dimentichiamo questo legame, questo noi, che è espresso dalla legge come dono di salvezza, ovviamente ci chiudiamo in un individualismo edonistico e essenzialmente sterile, e che finisce per essere profondamente violento. Infatti Noè si salva con la famiglia, si salva con gli esseri viventi che gli sono affidati, crea una piccola comunità, è un resto, biblicamente il resto. E questo anche è importante,
esce, è chiamato da Dio, è quella parte dell'umanità che risponde alla chiamata da Dio e che non semplicemente salva se stesso, ma diventa fermento di salvezza per tutta l'umanità. Attraverso il resto tutti sono salvati. Nel caso specifico, chi non ha ascoltato la chiamata di Dio, quelli che, come dice la lettera di Pietro, continuavano a mangiare, a per bere, sette a giorni. Esatto. E loro continuavano, non ascoltavano, Dio aspetta sette giorni prima di mandare il diluvio e loro non gli danno ascolto e quindi poi l'uomo viene travolto dalle conseguenze delle proprie azioni. Però indubbiamente c'è questo elemento fondamentale, l'alleanza è un dono di salvezza, la legge e queste regole che Dio insegna a Noè, perché poi gli spiega, tu devi esattamente, c'è un'enunciazione di alcune regole, questo patto noatico che tra l'altro è riconosciuto nella tradizione ebraica come universale e quindi aperto a tutti, perché Noè è il rappresentante dell'umanità, non solo del popolo eletto. Il patto col popolo eletto passerà attraverso Abramo. Il patto noachico è universale per tutti gli esseri umani. È la prima enunciazione di una legge, di una serie di regole che vanno rispettate se si vuole rispettare la vita sulla Terra, il nostro rapporto con la Terra e con gli altri esseri umani, tant'è vero che c'è anche questo passaggio importante di Noè che è un patriarca ma che si spoglia di questa dimensione patriarcale in quell'episodio abbastanza singolare della sua ubriachezza e quindi della situazione di crisi con i propri figli, che i padri della Chiesa hanno letto univocamente proprio come un'anticipazione di un modello di paternità che è mansueto ed è un modello di paternità non di forza, non di imperio, ma di autorità. Cioè io sono il rappresentante dell'alleanza, non la incarno. E quindi non è attraverso la mia forza che io sono il garante, ma attraverso la mia debolezza. Noè viene ad essere un modello da questo punto di vista che anticipa la figura di Gesù Cristo. E questo è interessante perché in lui si consuma anche questo passaggio, è l'abbandono radicale di un modello di civiltà che passa attraverso la violenza, attraverso il potere e i patriarchi che lo precedono. C'è questo capitolo prima del libro di Noè sulla successione dei patriarchi. Ci sono momenti di violenza terribili in cui c'è proprio la legge tribale del capo clan che ha potere di vita e di morte. Noè si spoglia di questo in questo episodio di incoscienza, da un certo punto di vista di debolezza, che è stato anche letto in chiave psicologica, che invece soprattutto Agostino legge in questa chiave teologica, spogliarsi del proprio potere perché far posto alla legge, far posto alla parola di Dio. Nessun uomo incarna, fino a Gesù, che sarà figlio di Dio, incarna la parola di Dio, ma siamo semplici rappresentanti e dobbiamo ben chiara mantenere questa differenza. In un'epoca anche in cui stiamo sempre più andando verso modelli di identificazione del potere con personalità autoritarie, credo che questo sia un avviso di navigazione molto, molto importante. Teresa Bartolomei, a un certo punto del suo libro lei scrive che forse, se ricordo bene, è necessario affiancare alla teologia della creazione la teologia dell'ecocidio, perché anche i credenti, anzi tutti quanti penso, devono dare il loro contributo alla costruzione dell'arca. Ecco, a suo avviso, in che modo noi oggi come oggi, nella semplicità di un gesto quotidiano, possiamo contribuire alla ricostruzione di quest'arca, perché bisogna ricostruirla l'arca per preservare il nostro mondo. In che modo?
Io ritengo che ci siano due problemi fondamentali oggi, legati anche alla polarizzazione drammatica della società, per cui abbiamo da un lato un'opinione pubblica che rimuove il problema, diciamo che ha un atteggiamento negazionista rispetto al cambiamento climatico. Evidentemente un politico come Trump è l'esempio eclatante di questo, ma c'è tutta un'opinione pubblica che ha paura anche dei costi economici di una scelta per la sostenibilità, di conversione per esempio dalle energie fossili a quelle rinnovabili, che può avere dei costi economici immediati molto forti. Dall'altro lato c'è una parte dell'opinione pubblica che sceglie una specie di fuga da un sistema economico che è quello in cui ci troviamo e quindi che propone alternative radicali, di antitecnologiche, leggendo in una specie anche di mito utopistico di ritorno a modelli naturali di vita assolutamente tra virgolette primitiva, che di fatto è incompatibile con una situazione mondiale in cui abbiamo una popolazione in crescita, in cui dobbiamo anche garantire livelli di benessere a questa popolazione, condizioni di sopravvivenza. In questi due estremi noi dobbiamo essere realisti, prudenti, ma con la forza della visione e del sogno. Trovo bellissimo quello che il Papa ha scritto ora nell'esortazione apostolica Querida Amazzonia, in cui parla di quattro sogni. Noi abbiamo un atteggiamento oggi nei confronti della storia, io per prima, di paura, perché se penso la diffusione delle epidemie, adesso abbiamo la minaccia del coronavirus, una regressione della democrazia, una tendenza verso la chiusura delle frontiere, la catastrofe ecologica che ci aspetta, la paura è inevitabile. Il Papa ci dice: sognate, il sogno è vedere il futuro attraverso la speranza, è vedere il futuro come qualcosa, ostinarsi a vedere il futuro come qualcosa di bello, e il sogno può trasformare il presente attraverso delle scelte coerenti con questo sogno. Quindi io ritengo che dobbiamo essere molto concreti e nel nostro quotidiano vedere quali sono le strade compatibili con un sistema economico che non può essere trasformato radicalmente, ma che ci dà possibilità nella scelta di politiche di sostenibilità, di un'accettazione positiva della scienza. Questa è una cosa che io anche ho sottolineato nel libro, perché c'è un'attenzione molto chiara una descrizione di particolari costruttivi tecnici. Devi fare l'arca così e così, perché? Ma non è noi prendiamo da quel libro le istruzioni per costruire un'arca come hanno fatto alcuni in un gesto folcloristico, no, è c'è una capacità, un'intelligenza, una competenza tecnica che io vi do, che tu devi sviluppare, investire a favore di questo processo di ricostruzione del tuo rapporto con la natura. E quindi investiamo la scienza, la tecnologia, le nostre risorse, l'innovazione su questi obiettivi, non su una crescita sfrenata, puramente consumistica, di un PIL che non tiene conto di queste coordinate necessarie della sostenibilità. E quindi ritengo che in questo il cristiano sia da un lato un testimone di ottimismo, di chi riesce, non vede la storia come paura, ma attraverso la speranza, e al tempo stesso, ai piedi per terra, realista, rifiuta anche la fuga in delle utopie, diciamo, di tipo
millenaristico in cui dobbiamo uscire da questo modello di civiltà. In questo libro intitolato Dove abita la luce, figure in cammino sulla strada della parola, Teresa Bartolomei ci porta a conoscere, come abbiamo già avuto modo di comprendere da questa conversazione, la grande figura di Noè, dalla storia della Bibbia anche alla lettura del nostro contemporaneo. Ma c'è un'altra figura che desideriamo ricordare, cioè la figura di Giuda. Che rapporto c'è tra la figura di Giuda e quella di Noè? Il rapporto è quello della notte, di una situazione di male estremo in cui noi ci troviamo incapaci di dare una risposta, io direi, puramente razionale, no? Davanti a questa crisi ecologica in cui la civiltà è arrivata, questa capacità di distruzione in cui effettivamente possiamo bruciare la terra, come ha detto qualcuno, ci diciamo: ma allora l'uomo cos'è? No? E siamo paralizzati. E ci sono situazioni che sono quelle di Giuda, di un male radicale, in cui in effetti noi ci confrontiamo con la nostra capacità di essere traditori, di essere in una situazione di bene, essere apostolo di Gesù, quindi di essere compagno, colui che ha condiviso quotidianamente il bene, ha condiviso un'esperienza diretta di questa persona e lo tradisce. E questa è una situazione di male estremo che in realtà noi, io personalmente ritengo tutti noi, poi di fatto viviamo nella nostra vita, perché abbiamo situazioni di positive, di bontà, di bellezza morale, anche per persone che non abbiano la fede, ma ancora di più per chi ha la fede e chi ha questo dono straordinario della partecipare alla vita di Chiesa. E non riesce ad essere fedele a questa offerta. E questo è qualcosa che è frustrante, è doloroso e a volte è disperante. Qual è l'enigma teologico di Giuda? È l'enigma teologico di Giuda. E perché questo deve avvenire? Perché questa fragilità umana che arriva anche quando Dio ci viene così vicino, che è il nostro compagno di strada in carne ed ossa, noi siamo capaci di dirlo di no, di dirgli di no? Questa è la grande domanda. E qual è il giudizio di Dio su questo? Io ho per tanto tempo, le confesso, ho pensato alla storia di Giuda, perché ognuno di noi ha il desiderio profondo di essere perdonato, e questo desiderio personale diventa un desiderio universale. Vogliamo il perdono di tutti, perché non possiamo pensare la nostra salvezza a partire dalla dannazione di qualcun altro, perché il pensiero che ci sia una dannazione è estremamente doloroso. Proprio per questo noi che risuona dentro il nostro cuore, noi non siamo capaci di pensarci solo come io fino in fondo, nel bene ci pensiamo sempre come noi, quindi il desiderio di salvezza è per tutti. Ma lei dice che arriva a dire, Teresa Bartolomei, che chi non si senta Giuda non riesce a comprendere cos'è la misericordia di Dio. Ora, esatto. In Giuda noi ci rispecchiamo tutti quanti, e quindi se non ci rispecchiamo sinceramente nel volto di Giuda, non possiamo comprendere quanto è grande la misericordia di Dio, che è grazia e non legge. Esatto, perché il punto fondamentale di Giuda, e noi non abbiamo, il Vangelo è molto chiaro nel non darci nessuna certezza sulla sua sorte. Noi non sappiamo se Giuda è stato perdonato o no. Sappiamo che Giuda è estremo, per cui c'è tutta una letteratura cristiana sull'essere immondo, se pensiamo solo a Dante che lo mette proprio nel fondo dell'inferno come il più grande dei peccatori, e poi c'è un'altra tradizione che invece letteraria, per esempio, che lo vuole salvare, e c'è addirittura anche nella teologia contemporanea quest'idea
c'è una salvezza universale, nasce questo da un'intuizione di origine. Quindi il punto è che se noi pensiamo a una salvezza universale, noi facciamo della salvezza una legge, e la misericordia di Dio è pura gratuità. E perché è importante che sia pura gratuità e non legge? Perché la misericordia di Dio si rivolge ad ognuno di noi individualmente. Una legge è anonima, davanti alla legge siamo uguali per tutti, la legge è anonima, vale indipendentemente che io mi chiami Teresa e l'altro Livio. La misericordia riconosce il volto dell'individuo, e quindi la misericordia Dio la dà a ciascuno di noi personalmente. Il fatto che noi non abbiamo la certezza, e che il Vangelo è molto chiaro a non darci la certezza della salvezza di Giuda, è lasciare in sospeso questo elemento in cui non posso dare per scontato il mio rapporto con Dio. Io lo devo ricostruire. Ognuno di noi passa attraverso questa storia di cui io non so la fine. Perché se io so già come va a finire, io posso sperare, ma non posso avere la certezza della legge su questo mio rapporto con Dio. Questo, secondo me, è l'importanza, non puramente morale, ma teologica, di Giuda. Teresa, attraverso di lui, nel riconoscermi lui, non avere questa certezza, desiderarla, chiederla, sperarla, invocarla. Dove abita la luce? Figura in cammino sulla strada della parola, e questo è il libro che abbiamo attraversato, perché insieme con le figure in cammino noi ci dobbiamo trovare. La prefazione di questo libro è del cardinale José Tolentino Mendoza e l'autrice Teresa Bartolomei, la casa editrice Vita e Pensiero. Prima di salutarci, Teresa Bartolomei, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo un libro di poesie, devo dire, e un romanzo, La lettera scarlata, di Nathaniel Hawthorne, che è un libro che mi ha accompagnato negli anni, che ritengo molto interessante e importante, solleva questioni forti in relazione alla colpa, all'espiazione, al perdono, al castigo e al percorso che rispetto a queste questioni hanno le donne, hanno gli uomini, e il ruolo che in tutto questo ha la maternità. Diciamo, sono questi i due libri che in questi giorni sto frequentando. E intanto noi la ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato, per il libro Dove abita la luce. Grazie, buona serata, Teresa Bartolomei. Grazie a lei e buonasera, arrivederci.